Ma buongiornissimo, quanto tempo, ci eravamo lasciati che era inverno, c'era freddo, eravamo in Olanda, avevamo i cappotti. Oggi invece è il 25 aprile, tanti auguri, buon 25 aprile a tutti, non so nemmeno quando caricherò questo video, comunque auguri, l'importante è farseli dopo e non prima perché sennò porta sfiga. Voi cosa state facendo di bello, o meglio, cosa avete fatto di bello? Sembrava fosse venuta l'estate, ma invece è freschino. Quindi noi abbiamo deciso di goderci un po' la nostra città, Genova, e un po' da turisti, cosa che non facciamo mai vivendoci, ma sarebbe da fare un po' più spesso. E quindi ho detto, ma visto che sono sempre a lavoro, perché oggi non vloggare un po'? Quindi venite con noi alla scoperta di Genova da turisti. A mezzogiorno e 40 ci è venuto un certo languorino, quindi da via San, e ci andiamo a scofanare una bellissima porzione o di trofie o panzotti, tutto tipicamente ligure. Allora, abbiamo appena finito di pranzare, siamo stati al pastificio di Canneto e abbiamo preso un piatto che non era nella lista che vi ho fatto vedere prima, ma te lo propongono quando ordini alla cassa, ed è un menù medio genovese e comprende le trofe al pesto con patate e fagioli e una porzione di panzotti in salsa di noci. E ragazzi, la salsa di noci era spettacolare, neanche a casa ti viene così bene. Con i pezzettoni di noce era veramente spettacolare. Sotto le trofie 8, panzotti 10, pieno. Abbiamo speso 13 euro a testa, un totale di 26 euro, ed era compresa anche mezza bottiglietta d'acqua, quelle da mezzo litro, carte plastiche, volendo potevi scegliere anche un po' di vino, e un piccolo dolcetto che era un bicchierino di crema pasticcera fatto in casa con un pezzettino di castagnaccio ligure. Sapendo che comunque il castagnaccio in casa lo mangio solo io, mi ha fatto veramente, ma veramente piacere. E ora continuo tutto il nostro giro vagare per la nostra bellissima Genova. Ho preso il telefono perché mi hanno detto che non si può usare lo stick con la camera all'interno del palazzo, quindi lo visitiamo con le immagini del telefono. Iniziamo dal giardinetto e poi saliamo su nel loggione del palazzo. Thank you.
abbiamo deciso di andare a visitare il Galeone. Tipo, l'ultima volta che sono venuta avevo 5 anni e ora vediamo di giù. Siamo all'interno del Galeone, quello del film di Roman Polanski, che qui è Genova. L'hanno poco ristrutturato. Me lo ricordavo più grande, ma forse ero piccola io. Se visitate un Marca non date mai una campana in mano a un bambino, la suonerà tutto il santo giorno. Miei prodi! Marrano! Vile Marrano! Tu 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 tu. Perché non l'ho fatta aprire? Cosa sta facendo lei in quella posizione strana? Che posizione ambigua che c'ha? Devo uscire, vai, vai qua. Avevo lasciato la modalità video di prima. E niente. Camminando piano piano ce ne torniamo verso casa. Spero che questo video vi abbia intrattenuto. Cercherò di vloggare di più e pubblicare altri video interessanti. Voi siete arrivati fino qui a vedere il video, commentate con hashtag questo e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Thank you.